quando il ginocchio fa male, si è gonfiato e si presuppone che ci sia un po' di liquido all'interno del ginocchio, sì, è opportuno mettere il ghiaccio, chiaramente il trattamento con il ghiaccio va bene, però con alcune cautele, nel senso che bisogna sempre proteggere la pelle per evitare lo spiegamento da freddo, non bisogna prolungare il trattamento per più di mezz'ora per volta, può essere ripetuto anche più volte durante la giornata, per tamponare momentaneamente la situazione è un ottimo residuo, un antinfiammatorio naturale che consente quantomeno di tirare finché non viene effettuata la visita e presi i provvedimenti del caso. Il tempo è estremamente variabile perché dipende dal tipo di trauma e dalla diagnosi che è stata fatta e per la quale il paziente è stato avviato alla sala operatoria. Esistono dei traumi di piccole entità con piccole lesioni meniscali che possono guarire in poco tempo e quindi nell'arco di 3 settimane, 1 mese il paziente può riprendere un'attività magari tranquilla, con una certa progressività e rapida. E traumi di entità più importante, come per esempio una rottura dei legamenti o il più comune il legamento crociato anteriore, che richiede poi una ricostruzione legamentosa tutta fatta in artroscopia, ciò nonostante ovviamente i tempi di recupero per una vita normale sono estremamente rapidi, ma per un'attività fisica o sportiva di una certa intensità richiedono qualche mese di astensione dall'attività fisica intensa.